Bentrovati alla seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. Ancora un caso di assalto armato ad un furgone portavalori. Questa volta il colpo è avvenuto sul tratto teramano della 14 all'altezza di Mociano Sant'Angelo. Attorno alle 22 di ieri sera i banditi, dopo aver esploso colpi di arma da fuoco ed aver incendiato due tir, hanno dato il via all'operazione ma non sono riusciti a prendere il bottino. Francesca Romana Testi. Sono le 22 di mercoledì sera quando il comando inizia l'assalto al blindato del gruppo marchigiano Fitist, che al suo interno trasportava l'incasso di alcuni supermercati. Una somma stimata di 1,8 milioni di euro. L'inferno si consuma in pochi istanti. Sulla A14 tra Mosciano e Tortoreto si sprigionano le fiamme di due tir messi di traverso e dati alle fiamme per bloccare il traffico. Il portavalori viene bloccato dalle bande chiodate gettate sull'asfalto. Un muletto poi lo ribalta. Si sentono esplodere colpi di arma da fuoco, forse Kalashnikov. Ad entrare in azione un numero di malviventi non precisato, tra 7 e 10, pare dall'accento pugliese. Il colpo fallisce perché nel tentativo di aprire le lamine del furgone scatta l'allarme e allora si danno alla fuga con un SUV che più tardi sarà sostituito con un'auto di minore cilindrata. Il tratto scelto per l'assalto costeggia la zona industriale di Mosciano, consentendo una rapida fuga, evitando così l'autostrada. A restare ferita una delle quattro guardie a causa del capovolgimento del mezzo. Difficile anche l'intervento dei soccorsi a causa del blocco creato dai mezzi pesanti. Un modus operandi che riporta alla mente l'assalto avvenuto il 26 aprile scorso, sempre sulla A14, ma all'altezza di San Giovanni Teatino. In quell'occasione il colpo era stato compiuto alle prime ore del mattino e anche in quel caso erano state utilizzate bande chiodate a terra. I mezzi pesanti avevano bloccato la corsia e la fuga era avvenuta per una strada parallela all'autostrada. Un colpo fallito per l'arrivo repentino della polizia. Il 17 maggio scorso poi una nuova analogia con un colpo avvenuto, sempre sulla A14, tra Valle del Rubicone e Cesena Sud. Un comando formato da 12 persone, ancora colpi d'arma da fuoco, ancora mezzi incendiati e questa volta un bottino di 600.000 euro. Sono stati i parenti a fare la macabra scoperta questa mattina a Teramo. In un locale commerciale sfitto di via De Gasperi è stato trovato senza vita un 46enne teramano, probabilmente è stata letale una overdose di droga. Paolo Renzetti. Lo hanno trovato riverso sul pavimento di un negozio sfitto in via De Gasperi a Teramo, in avanzato stato di decomposizione. Di Francesco Caporali, 46 anni, non si avevano più notizie da domenica, con i familiari che avevano provato inutilmente a contattarlo al telefono, e sono stati proprio i parenti, la sorella ed il cognato a scoprire il cadavere all'interno dei locali di proprietà della vittima al pian terreno di uno stabile dove abitano anche alcuni suoi parenti. Parenti che avevano notato la luce del locale sfitto accesa e un odore nauseabondo provenire dall'interno. Dopo aver infranto la vetrina dell'ingresso sono entrati e hanno fatto la macabra scoperta avvertendo le forze dell'ordine. Secondo quanto accertato dal medico del 118 intervenuto sul posto attraverso l'esame esterno del corpo, la morte di Caporali potrebbe risalire ad almeno 5 giorni fa. La causa della morte molto probabilmente è da attribuire ad una overdose di droga. Accanto al corpo infatti sono stati rinvenuti una siringa ed un laccio emostatico. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante della polizia di Teramo ed il personale della scientifica per i rilievi di rito. È la vittima dell'incidente stradale accaduto la notte scorsa dopo le 3 a Ripa Corbaria di Manoppello e Adriano Claudio, 25 anni, residente a Rocca Montepiano nel Chietino. Il giovane, che era alla guida della BMW del padre, assieme ad altri due ragazzi, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura finendo in un dirupo. Le conseguenze dell'impatto sono risultate fatali per il giovane, che è deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate, nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118. Un altro giovane di 31 anni di Guardia Grele è rimasto ferito riportando la frattura bilaterale della mandibola. Ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Pescara, è stato giudicato guaribile in 45 giorni. Il terzo giovane, un 21enne di Rocca Montepiano, è rimasto fortunatamente illeso. L'auto, che ha riportato ingenti danni, è stata posta sotto sequestro. La salma del giovane è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Pescara a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri delle stazioni di Manoppello e Letto Manoppello, coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro, comandante della compagnia Carabinieri di Popoli.
ed è morto in seguito ad un frontale tra due auto avvenuta sulla superstrada del Liri all'altezza di Balzorano, avvenuto stamane poco prima delle 6. Si tratta di un 26enne di Avellino, coinvolti nell'incidente stradale anche altre 3 persone che sono state trasportate all'ospedale di Avezzano in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Avezzano che hanno provveduto a liberare le due corsie stradali delle auto distrutte, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che hanno effettuato rilievi per accertare le dinamiche dell'incidente. E lasciamo la cronaca. Oggi 2 giugno anche a Pescara, anche Pescara ha ricordato i 70 anni della Repubblica con una cerimonia che si è tenuta in largo Mediterraneo alla presenza delle massime autorità civili e militari. Vediamo. Eccellenza, Pescara ha ricordato il 2 giugno, una ricorrenza non solo per ricordare ma per rappresentare valori importanti della Repubblica Italiana. Sì, ieri sera a Palazzo di Governo abbiamo sottolineato questo. Noi non celebriamo la nascita della Repubblica, ma celebriamo più che altro la nascita della democrazia, il modo di vivere con cui ci siamo abituati ormai da 70 anni e che nessuno ci può togliere. Ma se non ci sono i valori non possiamo andare avanti con la testa alta. Tanti studenti, tanti giovani oggi per riaffermare l'importanza dei valori della nostra Repubblica. Eh sì, 70 anni sono un lasso di tempo ampio, sono i 70 anni della nostra Repubblica, ma sono anche i 70 anni della nostra democrazia che, non dimentichiamolo, è nata sulle ceneri e sulle macerie fumanti della guerra e sul delirio del fascismo. E poi c'è anche il 70, ci sono anche i 70 anni del voto femminile, una conquista importante che oggi si dà per scontata forse, ma che non lo era certamente 70 anni fa. E poi un pensiero, magari non c'entra molto, ma secondo me sì, a Sara di Pietrantonio, quella ragazza di Roma che ha fatto una fine orribile, strangolata e poi bruciata dal suo fidanzato. Il voto femminile è importante, ma anche il rispetto delle donne lo è altrettanto, e mi sembra che la cittadinanza sia stata sensibile sul punto. E continuano le trattative per cercare di districare la matassa della crisi al comune di Teramo. Ieri sera l'ennesimo incontro tra i gruppi politici che sostengono Bruchi. Il servizio di Alfredo Primante. Al centro per Teramo la lista che fa riferimento a Mauro Di Dalmazio resta fuori dalla maggioranza di centrodestra. È l'unico dato certo dopo la riunione che si è tenuta ieri sera e che doveva discutere del rimpasto di giunta per il varo del Blocchi Ter. I dalmati in un comunicato spiegano che non ci sono le ragioni e le condizioni per un rientro organico in maggioranza e quindi continueranno a votare e valutare i provvedimenti caso per caso. Il sindaco Brucchi avrà altre 24 ore di tempo per continuare l'opera diplomatica, ma lo spettacolo che sta andando in scena in questi giorni certamente non è dei più edificanti. Lo stesso primo cittadino in settimana aveva assicurato che la giunta sarebbe stata pronta prima del weekend e solo il tempo potrà dire se sia vero oppure sia una promessa da marinaio. Dal comune fanno sapere che da parte delle forze che compongono la maggioranza c'è la volontà di proseguire l'esperienza di governo e in questa direzione si muove la sottoscrizione del documento programmatico imbastito dal primo cittadino che reca oggi in calce 17 firme che potrebbero però salire a 19 se i Fratelli d'Italia Sbraccia e Micheli decidessero di tornare nella corte di Brucchi. Sicuramente decisivi nelle prossime ore per sbloccare la situazione o per aggravarla definitivamente saranno i nomi dei nuovi assessori che il sindaco metterà nero su bianco, ma soprattutto gli impegni che il primo cittadino chiederà ai gruppi politici. Il tempo stringe però, il 14 giugno c'è il voto di bilancio. La compagnia aerea riminese nella giornata di ieri ha comunicato a tutti gli utenti la sospensione dei voli per problemi tecnici, sospesi dunque anche tutti i collegamenti con l'aeroporto d'Abruzzo. Air Valley pubblica sul suo sito una comunicazione agli utenti che recita così: per motivi di carattere tecnico le prenotazioni per i voli sono momentaneamente sospese, ci scusiamo per il disagio causato. Sospesi dunque i collegamenti con l'aeroporto di Pescara da e per Catania, Tirana e Olbia. Sempre sul sito di Air Valley si legge dell'atterraggio di emergenza avvenuto a Catania lo scorso 30 aprile, causato dalla mancata estrazione del carrello
anteriore dell'aeromobile. Un nuovo colpo per lo Scala abruzzese dopo il caso del taglio dei collegamenti con Fiumicino e la pagina aperta da Ryanair sulla sua dipartita. Proprio ieri però la Saga, società di gestione aeroportuale, comunica i dati degli ultimi 5 mesi sul volume del traffico, che attesta un'ascesa significativa, 226.450 unità, che creano un incremento del 6% sul progressivo gennaio-maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo stesso mese di maggio registra un più 4% rispetto al 2015, risultati che fanno esultare Saga alla luce del taglio con l'hub di Fiumicino, dalle enormi incertezze create dall'annuncio di Ryanair, nonché, prosegue la società in un comunicato, i gravi allarmi procurati dagli attacchi terroristici a Parigi e Bruxelles. Aggiungasi inoltre le gravi conseguenze di una vera e propria aggressione mediatica di un certo e prevenuto giornalismo scandalistico e in parte della politica, che hanno inciso profondamente sui coefficienti di reputazione dello scalo. Un vero e proprio sfogo che riguarda le notizie trapelate nei mesi scorsi, che hanno visto l'opposizione chiedere a più riprese il commissariamento di Saga. Secondo Saga, inoltre, il mantenimento delle posizioni e dell'ulteriore sviluppo di traffico aereo sarebbe conseguenza di corrette intuizioni che hanno portato all'attivazione di nuovi collegamenti con hub alternativi come gli scali di Linate e Bergamo Orio-Alzerio e nei prossimi mesi l'avvio del collegamento con Bucarest tramite Wizz Air e con Torino sempre a mezzo Air Valais. Inaugurata questa mattina alla Marina di Pescara la terza edizione di Sottocosta, la kermesse dedicata agli amanti del mare, oltre 70 gli espositori. Tanti visitatori alla Marina di Pescara per la terza edizione di Sottocosta. Presidente Becci, una grande soddisfazione, una manifestazione che cresce anno dopo anno. Sì, quest'anno diciamo che ha pagato molto questa collaborazione col Med Festival di Gaeta, organizzato dalla Camera di Commercio di Latina, che ci ha portato un numero cospicuo di espositori, in particolare dall'altra parte del nostro paese, cioè sono aziende che vengono dal Tirreno. È la prima volta che c'è un numero così importante. Noi abbiamo l'ambizione di far diventare di questa manifestazione l'evento centrale per la valorizzazione del nostro porto turistico. La Lega Navale Italiana ha proprio come obiettivo quello della divulgazione, della promozione della nautica. Esattamente, noi siamo un'associazione che si occupa, siamo la sezione di Pescara della Lega Navale Italiana, che è un'associazione nazionale, che ci occupiamo di divulgazione della cultura del mare, delle attività sportive, specialmente rivolte ai giovani. Lega Navale che fa molta attività sul territorio. Sì, noi ci occupiamo in tre campi principalmente, quello della vela, quello della canoa kayak e quello della pesca sportiva. Presidente, possiamo dire che con questa manifestazione si apre la stagione estiva del Marina di Pescara, tanti gli eventi anche per la prossima estate. Il porto turistico va vissuto anche al di là della bellezza del momento che ricorda le vacanze. In questo momento pensare alle vacanze non è assolutamente sbagliato. Noi puntiamo molto anche come attrazione per quella che è la parte commerciale. Diversi operatori sono qui presso il porto turistico e in questi anni abbiamo risposto alla crisi investendo su questa infrastruttura che riteniamo centrale dell'economia della nostra città e della nostra provincia. E tra gli appuntamenti, dal 3 al 5 giugno Castelli ospita la manifestazione nazionale Buongiorno Ceramica, 3 giorni di argilla, arte e artigianato con botteghe aperte, dimostrazioni di maestri ceramisti, visite guidate, concerti e inaugurazione della mostra L'arte di Enzo De Rosa. Vediamo. Buongiorno Ceramica è una manifestazione nazionale, la festa italiana della ceramica. È una manifestazione promossa dall'AICC, Associazione Italiana Città della Ceramica, e questa manifestazione si svolge 3, 4 e 5 giugno in tutti i 37 centri di tradizione ceramica italiana, tra cui Castelli, insomma, ha un ruolo di primo ordine, l'unico centro abruzzese. Un'opportunità per poter visitare queste botteghe artigiane che Castelli ancora hanno dei segni addirittura di 5 secoli fa, tipo l'antica fabbrica di Antonio Di Simone, la vecchia bottega Maiolicara. Ci sarà la recensione di questo famoso forno a respiro, che è l'ultimo rimasto. E poi in questi 3 giorni ecco,
si avrà modo di apprezzare ancora i segreti del Cinquecento, di come si realizza questa produzione che è l'unica, che nessuno ci riesce ancora a copiare. Oltre alla possibilità di visitare il museo, che sarà aperto tutti e tre i giorni della manifestazione, e il nostro liceo, il liceo artistico Francesco Antonio Grua, che sarà aperto anche la domenica per poter visitare, tra le altre cose, oltre al liceo, il presepe monumentale che presenta all'interno del liceo e la raccolta internazionale di ceramiche. Quindi tutto questo allietato da spettacoli musicali. Quindi saranno tre giorni molto, molto vivaci. Studenti ma anche docenti oggi in visibilio per il campione Oggi Testimonial del CONI all'interno del progetto CONI Ragazzi. L'obiettivo: un sano stile di vita, la pratica dello sport come gioco e come filosofia, l'aggregazione e l'abbattimento delle barriere di qualsiasi tipo. Ascoltiamolo in questa intervista. Ragazzi a quest'età non devono vivere esclusivamente la pallavolo, devono comunque imparare a capire come un atleta di riferimento, un ambassador CONI per il Rio 2016 e soprattutto un animatore dà questo tipo di contaminazione, andando a far spiegare loro, dal mio punto di vista, quanto sia bello e pregnante avere una spiritualità diversa che passa attraverso la filosofia del sorriso, ma soprattutto unendo lo sport, la scuola e, perché no, situazioni che nel tempo possono aver dato piacevoli vittorie, conseguimenti di risultati, ma il loro è un obiettivo da raggiungere. L'obiettivo lo raggiungono al punto di vista scolastico se nell'apprendimento riescono ovviamente ad essere stimolati a divertirsi. Come si devono divertire sui banchi di scuola, a maggior ragione all'interno della palestra, all'interno di una giornata di questo tipo, si divertiranno a ascoltare un animatore che cerca di rianimare in loro, se per caso qualche bimbo l'avesse perso, la voglia di sorridere. E se tu dai tanta energia sorridendo, probabilmente, ecco, se il bambino poi alla fin fine rimane contento, te la restituisce, ed è questa la cosa che mi continua a far piacere. Nella mia attività, ti dico, ho visto sorridere più di 400.000 bambini, ho fatto 1.200.000 palleggi, ho fatto 50.000 animazioni di classe, e la cosa più bella in assoluto è che nessuno di quei bambini è andato via piangendo. Perché ancora non lo so. Apriamo così la pagina sportiva. Ieri serata di festa a Pescara per i biancazzurri, che nel ritorno della semifinale dei play-off hanno battuto il Novara dell'ex Baroni per 4-2. Ora testa e gambe alla prima partita della finale per guadagnarsi l'accesso alla Serie A, domenica all'Adriatico Cornacchia contro il Trapani di un altro ex allenatore del Pescara, Serse Cosmi. Tutto come previsto, il Pescara non si ferma e dopo il 2-0 dell'andata rifila un secco poker al Novara di Marco Baroni. Si parte davanti ad una cornice di pubblico da serie superiore. Sugli spalti dell'Adriatico ci sono 17.000 cuori biancazzurri, nel settore ospite appena 70 coraggiosi sostenitori piemontesi. Il match è affidato al signor Abisso di Palermo. Nel Pescara non c'è Memushai in ritiro con la nazionale albanese e Torreira a riposo. In campo Bruno, con Benali retrocesso sulla linea dei centrocampisti, con Pasquato a fare da spalla. Sarà proprio l'ex livornese il giocatore decisivo nel Pescara. Per il Novara non c'è lo squalificato Trest al suo posto, Vicari con Dickman in campo dopo aver scontato il turno di squalifica. In avanti Galabinov, preferito ad evacuo. Dopo lo 0-2 dell'andata tutti si aspettano un Novara all'assalto, invece pronti via, e al secondo è già festa biancazzurra con il lancio al bacio di Pasquato per la Padula che fa secco da Costa. La reazione degli ospiti è rabbiosa. Al quinto Galabinov in area si gira e conclude però centralmente, ma il Delfino è più che mai pimpante. Al nono infatti Caprari dai 30 metri colpisce in pieno la traversa con Da Costa battuto. Al tredicesimo ancora la Padula, questa volta di testa, a mettere il pallone di poco fuori misura. I ragazzi di Massimoddo non sono paghi. Al sedicesimo è Pasquato, ancora lui, a sfiorare il raddoppio con un tiro di un soffio fuori. Al ventesimo si rivede poi la squadra ospite con un tiro insidioso di Gonzales deviato in calcio d'angolo. Ma per il Novara non è serata, e così arriva puntuale il raddoppio griffato da Pasquato, che al volo su cross perfetto di Benali mette ancora alle spalle dell'incolpevole Da Costa, facendo esplodere la gioia dei tifosi sugli spalti. La finale ormai dietro l'angolo, con i tifosi che iniziano a fare le prove generali in vista della finale di andata. Il Novara fa quello che può, con il Pescara che accenna anche un principio di melina prima della rete di Lanzafame allo scadere del primo tempo, che in fuorigioco mette alle spalle di Fiorillo, che tocca il pallone ma che non riesce a trattenere. Nella ripresa si ricomincia dal 2-1 e da uno spavento all'11 quando
quando Lanzafame chiama la parata difficile Fiorillo, che dimostra una grande reattività. Il 2-1 regala però grandi certezze al Delfino, che fa girare il pallone con Oddo, che fa riposare Verre e Caprari, mandando poi in campo Selassie e Verde. Al 19esimo arriva una ammonizione pesante per Zampano, che va in diffida facendo letteralmente imbestialire il suo allenatore, che si arrabbia per l'ingenuità del ragazzo di origine ligure. Poi il pareggio a sorpresa al 28esimo di Buzegoli, con la complicità di Fiorillo, prima del finale pirotecnico con gloria ed applausi anche per Daniele Verde, che al 35esimo su assist ancora di Pasquato segna la rete del 3-2, e al 48esimo firma il poker con un tiro potente sotto la traversa. Il Trapani dell'ex Serse Cosmi è avvisato. Domenica prossima, in un Adriatico stracolmo, bisognerà cercare di lasciare subito il segno in vista del ritorno al provinciale. E abbiamo un obiettivo grande, siamo a due passi da un sogno. Ai ragazzi prima delle semifinali avevo detto che c'erano quattro passi da fare. Un grandissimo campionato, e quindi se ha fatto quello che ha fatto è perché ha dei valori, con la massima umiltà, il massimo rispetto, ma consci e consapevoli di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo costruito e di quello che possiamo fare. Simoddo alla vigilia di questa gara aveva chiesto, quasi preteso, una prova di maturità dai suoi ragazzi. Questa prova di maturità mi sembra sia arrivata. Sì, sì, abbiamo fatto una partita e mezza strepitosa. Cioè la partita di Novara e il primo tempo di oggi credo che sia stato fantastico. Poi nel secondo tempo... Il calo era inevitabile. No, vabbè, ma, no, ma non è stato un calo fisico, è stato un calo mentale, è inevitabile. Hai vinto 2-0 lì, sei avanti 2-1, 2-0, 2-1 in casa. Nella tensione va scemando. Sì, ci avete provato però. Sì, sì, no, ci abbiamo provato, ma principalmente... Anche giocare dopo l'1-0, dopo pochi minuti, era difficile, però questa squadra ha avuto orgoglio, ha saputo comunque provare a rimettere in piedi una partita, addirittura provare anche a vincerla. Così non è stato, però va bene. E io, quello che ho detto prima, ringrazio tutti i miei giocatori e questo gruppo straordinario, e vediamo adesso. Farà un po' il tifo anche per il Pescara in questa finalissima o guarderà questa doppia partita con occhio di scattare? No, io guarderò con l'occhio di chi sa che ci sono due squadre che entrambi io credo abbiano il 50% per andare su, ecco, quindi sarà veramente una sfida interessante. Ed è già partita a Pescara, ma anche in altri centri della regione, la caccia al biglietto per assistere alla finale di andata dei play-off promozione. Sin dalle prime ore di questa mattina, infatti, e prima dell'apertura ufficiale delle 12, le rivendite ufficiali sono state prese letteralmente d'assalto dai tifosi. Lunghe file anche presso il botteghino della Curva Nord e in altri punti vendita sotto una pioggia torrenziale. Scontato il tutto esaurito per la gara di domenica prossima, quindi in tanti probabilmente resterà senza biglietto. Lo stadio Adriatico ha una capienza di 20.486 posti a sedere. Ai sostenitori siciliani toccheranno 733 tagliandi del settore ospite. La gara di ritorno si disputerà giovedì 9 giugno al provinciale. Quella con gli isolani è la seconda finale consecutiva per la squadra di Oddo, che in semifinale ha eliminato il Novara dopo quella persa la scorsa stagione con il Bologna. E buone notizie in casa Lanciano. Di ieri la decisione favorevole della Corte di Giustizia del CONI, che ha respinto il ricorso della Procura Generale e della Procura Federale. Dunque i frentani rimangono a 44 punti in classifica e sabato sera affronteranno nei play-out di andata la Salernitana allo stadio Biondi. Indisponibile però Nicola Ferrari, a cui è stata confermata la squalifica di due turni. Jacopo Forcella. A Lanciano si tira un sospiro di sollievo. Non definitivo, ci mancherebbe, perché c'è da battere ancora la Salernitana, ma intanto la doppia sfida contro il Granata ci sarà. Infatti ieri la seconda sezione del Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso presentato dalla Procura Generale e dalla Procura Federale contro di Menno di Bucchianico e la Virtus Lanciano. Dunque rimane inalterato quanto deciso dalla Corte Federale d'Appello lo scorso 13 maggio. Niente penalizzazioni, la Virtus rimane a 44 punti in classifica e ora i rossoneri potranno perciò a giocarsi 180 minuti più importanti della stagione, ricacciando in Lega Pro lo spettro del Livorno, che sperava in una ulteriore condanna dei frentani per cercare di salvarsi dal baratro della Serie C.
Buona notizia per il Lanciano dunque, che proverà a giocarsi le proprie carte contro la Salernitana. L'unica notizia non proprio positiva invece per Maragliulo è il fatto che dovrà fare a meno nel reparto avanzato di Nicola Ferrari, perché tra i vari ricorsi respinti ieri c'è anche quello della Corte d'Appello contro la squalifica di 2 giornate dell'attaccante, che salterà perciò il play-out contro i campani. Tutto questo nonostante il sodalizio fiorentino avesse posto l'accento sulla inapplicabilità della prova televisiva, ma evidentemente, come spesso accade, in un'ottica di compensazione. Per una decisione favorevole ne arriva puntualmente una contraria. Sarà emergenza davanti per il tecnico rossonero, costretto a fare a meno anche di Di Francesco e Giannonato. Ma a questo punto Maragliulo, più che agli uomini, dovrà puntare sullo spirito e sulla voglia di mantenere una categoria che in inverno sembrava già persa, poi miracolosamente conquistata, e che stava di nuovo per sfuggire di mano. L'appendice playout sarà l'ennesimo esame da non fallire, perché stavolta possibilità di rimediare proprio non ce ne sono. Scendiamo in Lega Pro, presentato questa mattina il neo allenatore del Teramo, Lamberto Zauli, contratto di 1 anno per l'ex allenatore del Sant'Arcangelo. Da oggi in poi comincia ufficialmente il dopo Vivarini, darò il massimo per il Teramo, ha detto, ascoltiamolo. Io quando mi ha chiamato per la prima volta il Teramo a parlare, mi sono girato verso i miei collaboratori e ho sperato che scegliessero me, perché come sono venuto per la prima volta a Teramo l'anno scorso ho respirato subito aria di calcio, di società importante, molto organizzata, e quindi anche solo questa presentazione lo dimostra, quindi io non ho avuto nessun dubbio, anzi ero lì a sperare che il presidente e il direttore scegliessero me, perché intravedo in loro e nell'organizzazione di questa società grandi cose. Nei nostri incontri sono usciti veramente pochissimi nomi, ma ho letto anche in qualche giornale, questi sono giocatori che ho allenato, a cui devo veramente tanto, perché se oggi sono qui non è merito mio ma è merito del Sant'Arcangelo, che è una piccola società che lavora molto bene. È grazie a tutti i ragazzi che ho allenato, perché mi hanno dato sempre grande disponibilità, quindi i risultati dell'anno scorso è merito di tanti di questi ragazzi, se non tutti, e questi sono stati dei giocatori importanti l'anno scorso, ma valutiamo loro come ne valutiamo tanti. L'incontro di Guidolin per me nella mia carriera è stato fondamentale. A casa ho la sua foto, quella di mia moglie, quella dei bambini, nel senso che mi ha insegnato veramente tutto. L'ho avuto la prima volta che avevo 19 anni, l'ho rivuto a 30, parlo della carriera da calciatore, quindi mi ha avuto bambino e mi ha avuto uomo, quindi mi ha insegnato tantissimo, quindi lo reputo veramente un artefice importantissimo per la mia carriera da calciatore. Secondo me quello che va trasmesso alla squadra, perché è la squadra che deve portare gli obiettivi, deve essere il sognare di arrivare a quegli obiettivi lì, l'umiltà assoluta, non pensare mai che la cosa possa essere facile, perché questi campionati stanno diventando sempre più selettivi. Quindi secondo me sarebbe stupido darci degli obiettivi. Sicuramente chi è seduto qui e chi è seduto dall'altra parte vuole vedere il Teramo sempre vincere, però noi dobbiamo costruire una squadra che vuole giocarsi tutte le partite con grande coraggio. Questo è il mio grande obiettivo. Poi dipende dalla qualità mia, la qualità dei giocatori, il carattere, la determinazione, sono tante le componenti che determinano una squadra vincente o no. Il mio compito è quella di creare una squadra vincente nella mentalità, poi la posizione di classifica ce la dovremmo meritare sul campo. Lasciamo il calcio, sarà il 23enne Simone Cancelli di Vacri a rappresentare l'Italia ai campionati mondiali di arti marziali miste che si terranno a Las Vegas. Vediamo. Un abruzzese che si farà onore a Las Vegas ai campionati del mondo di arti marziali miste. Parliamo di Simone Cancelli, che arriva da Vacri, piccolo centro in provincia di Chieti, emozionato a rappresentare l'Italia in questi mondiali. Sì, abbastanza emozionato e soprattutto contento di questa occasione che fortunatamente sono riuscito a cogliere. Il tutto si svolgerà a Las Vegas, come diceva lei, partiremo il 3 luglio e torneremo l'11, speriamo di riportare a casa un buon risultato. Ecco. Angelo Poppeo è l'istruttore di Simone Cancelli, vogliamo innanzitutto spiegare che cosa sono queste arti marziali miste? Sì, l'arte marziali mista è una fusione di più stili che comprendono la box occidentale, la Thai box, Brazilian Jiu-Jitsu e lotta libera. Diciamo che può essere riassunto così, una fusione di più stili.
Las Vegas, vogliamo spiegare cosa accadrà, quanti incontri ci saranno, come funzionerà anche un po' il regolamento? Sì, sarà una competizione a eliminazione diretta, quindi diciamo che non ci sono margini di errore. Possiamo essere sui 5-6 incontri fino ad arrivare in finale, diciamo la media, sperando, e ce la metteremo tutta, di non uscire prima, di non uscire ai primissimi round. Possiamo dire però, Angelo, che è già un successo, come direbbe qualcuno, arrivare a disputare i mondiali a Las Vegas. È un'enorme soddisfazione, perché c'è una selezione molto rigida e devi praticamente vincere le varie competizioni per poi candidarti, quindi sì, è un'enorme soddisfazione. Ed è tutto per questa seconda edizione. Prima di chiudere ricordo l'appuntamento di questa sera su TV6 alle 21, Velo, la trasmissione dedicata al mondo del ciclismo, in studio Jacopo Forcella. Il TG6 invece torna alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.